l'effetto diretto della sottrazione di risorse pubbliche al dottorato di ricerca è stato sostanzialmente la contrazione dei costi a bando e delle borse di dottorato. Tra il 2008 e il 2013 l'Italia è passata sostanzialmente da 15.300 posti a bando a 12.300 posti a bando, registrando una perdita di circa il 19% sul dato nazionale, con picchi del 38% nel Mezzogiorno d'Italia. La stessa cosa, nello stesso periodo, è accaduta alle borse di dottorato, che sono diminuite del 16%, conseguentemente al taglio di risorse pubbliche, che non è stato compensato, come invece era nelle intenzioni del legislatore, da risorse private. E questa sottrazione di risorse pubbliche è stata particolarmente evidente nel Mezzogiorno d'Italia, dove sono stati raggiunti picchi del 33% di borse di dottorato in meno. Cosiddette riforme che noi abbiamo definito a costo zero. Queste riforme sostanzialmente hanno introdotto degli elementi di novità, ma l'hanno fatto senza stanziare le necessarie risorse a copertura di questi interventi. Quindi, in sostanza, quello che ha fatto il legislatore non è stato in quest'ultimo biennio perseguire un miglioramento delle condizioni di vita e di ricerca dei dottorati nell'ambito del dottorato italiano, ma semplicemente cercare di costruire un sistema di controllo della spesa e costruire, diciamo, meccanismi di controllo della pianificazione dei cicli di dottorato, sottraendo margini di autonomia agli atenei. Abbiamo due esempi concreti di come questo sia stato fatto: il DM45 2013 e l'edificio del marzo di quest'anno. Il DM45 2013 ha inserito un vincolo del numero minimo e medio delle borse di dottorato all'interno di ogni ciclo, che in assenza di risorse aggiuntive si è tradotto in una perdita di circa 600 corsi di dottorato tra il 2013 e il 2014. 600 corsi sono andati perduti per soppressione o per accorpamento. Il caso più eclatante però è quello delle linee guida di quest'anno. Le linee guida di quest'anno per l'accreditamento delle sedi dei corsi di dottorato hanno introdotto improvvisamente un elemento apparentemente migliorativo delle condizioni di vita di ricerca del dottorato in Italia, cioè il vincolo di copertura con borsa di almeno il 75% dei posti a bando. Questo è chiaramente un provvedimento di per sé auspicabile, ma deve essere accompagnato da una adeguata e necessaria dotazione di risorse. Invece MIUR e AMBUR hanno introdotto questo criterio senza accompagnarlo con risorse pubbliche e sostanzialmente scaricando alla periferia del sistema i costi di questo provvedimento. La prima potrebbe obiettare: beh sì, sono comunque dei provvedimenti auspicabili perché i dottorandi sono molti, scontrano, diciamo, una difficoltà di occupazione sia all'interno sia all'esterno del sistema accademico, quindi è bene tagliare il numero di dottorati. In realtà noi, pur senza negare la realtà della difficile occupabilità di dottori di ricerca sia dentro sia fuori del sistema accademico, rovesciamo l'analisi e diciamo probabilmente è necessario intervenire non sull'offerta ma sulla domanda di dottori di ricerca, quindi cercare di capire perché il sistema, come diceva Nina Palma prima di me, non è in grado di domandare innovazione e figure qualificate. Questa analisi noi la facciamo a partire da una constatazione che poi in realtà è una comparazione dello scenario europeo. La domanda è: troppi dottorandi in Italia? No, troppo pochi. Se noi, la tabella che presentiamo qui riporta, diciamo, il rapporto fra il numero di dottorandi e popolazione complessiva nei paesi europei. L'Italia si attesta a 0,6 dottorandi ogni 1000 abitanti. Siamo al terzultimo posto tra i paesi europei, in una graduatoria dove i primi 7 posti sono occupati da paesi dell'Europa centro-settentrionale e l'Italia addirittura dietro a paesi dell'Europa mediterranea che hanno subito gli effetti della crisi come l'Italia. Ma stanno avanti a noi di gran lunga la Grecia, il Portogallo, ma solo la Spagna è dietro. Quindi, diciamo, bisogna partire da un dato principale, cioè qual è la situazione. Nel 2013 il 50,9% delle figure impegnate in un modo o nell'altro in attività di ricerca lo hanno fatto senza una posizione strutturata, quindi con un contratto a tempo determinato. Questa percentuale scende al 33,8% se togliamo i dottorati, come sappiamo sono delle figure ibride. Ciononostante si tratta di livelli molto alti di precariato, diciamo, all'interno dell'università, e è evidente, lo sappiamo tutti, che su questi livelli incidono la pressione del blocco del turnover e della sottrazione di risorse pubbliche
al sistema accademico, però di fronte a questi tagli come reagisce l'università, come reagisce il sistema accademico nel suo complesso, creando ulteriore precariato. Se noi andiamo a guardare quello che è successo tra il 2008 e il 2013, al di là delle percentuali specifiche, troveremo che mentre il numero di risorse stanziate diminuiva, diminuivano anche le posizioni strutturate e aumentava il numero di collaboratori a progetti di ricerca, di assegnisti di ricerca e del retino. Partiamo da una considerazione: il Consiglio Universitario Nazionale nell'aprile di quest'anno ha emanato un documento in cui ha fatto un calcolo, cioè il livello di reclutamento minimo per mettere in sicurezza il sistema accademico, quindi per evitare il collasso del sistema accademico, è di 1600 RTDA e di 1300 RTDB all'anno. Allora siamo andati a guardare quello che succedeva nel reclutamento reale e abbiamo trovato che nel 2013 sono state aperte soltanto 520 nuove posizioni per RTDA e addirittura la miseria di 130 RTDB in tutto il panorama nazionale. Quindi il reclutamento reale sta viaggiando a livelli molto più bassi di quello che è considerato da alcuni il livello minimo di sussistenza, di messa in sicurezza del sistema accademico del 2013. Questa è una proiezione chiaramente su base quadriennale ed è un esercizio che noi facciamo da diversi anni all'interno delle nostre indagini. Considerata la base dei 15.300 assegnisti del 2013, nel giro di 4 anni l'86,4% di questi assegnisti abbandonerà il sistema accademico dopo uno o più anni di assegni di ricerca. Il 10,2% di questi riuscirà ad accedere a un contratto di RTDA e solo il 3,4% andrà incontro, diciamo, riuscirà ad accedere a un contratto di RTDA. Sostanzialmente il 96,6% degli assegnisti del 2013 sarà espulso dal sistema accademico, quindi o dovrà, diciamo, confrontarsi con un meccanismo occupazionale diverso dalla carriera accademica o dovrà per forza di cose emigrare all'estero.